Please approach SCP-173 for testing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Miti e Misteri GTA 5. Caso 16, se non sbaglio caso 16, il Clown Killer. Seconda parte. Oggi ci troviamo precisamente nell'hotel abbandonato, dove proseguiremo l'indagine per confermare o meno se questo Clown Killer esiste o meno, o se ci sono magari anche dei fantasmi in questo hotel abbandonato. Chiaramente anche in questo video vi metterò un possibile filmato di un possibile avvistamento del Clown Killer nell'hotel abbandonato. Sicuramente vi metterò anche in video una spezione della missione di Trevor, quella dedicata ai clown. Of things the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. Legalized smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Take a drink. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really good weed. All right, give it here. Yeah. It's a real mellow contemplative high that comes from here. These clowns over there. In questa zona comunque ci sono molti gatti. Ma è morto o è vivo? Ah no, è vivo.
Nella zona comunque c'è molto movimento, quindi la vedo difficile riuscire a vedere qualche fantasma. Questa zona è piena di gente. Adesso resta da visionare l'altra struttura. Molti, molti gatti comunque ci sono in queste strutture, come anche molti bot comunque.
Non riesco a comprendere se è un pianto o è una risata. No, è un pianto ed è questo tizio. Ok, in base all'indagine che abbiamo svolto, non ho udito nessun rumore strano di possibili fantasmi, nessun... Dicevo, non ho udito nessun rumore di possibili fantasmi, e non ho fatto nessun avvistamento, quindi posso ritenere quindi questo caso... Aumenti di sparo. Posso ritenere... Datemi un secondo perché se questo non l'ammazzo non la finisce di urlare. Ora è sparito, dicevo. Quindi direi che questo caso 16, il killer clown, posso ritenerlo sfatato. Non vi è nessun killer clown, non vi è nessun, cioè, non c'è nessun indizio, riferimento o qualcosa che comunque è qualche segnale che mi faccia associare che possa esserci qualcosa del genere in GTA 5. Quindi caso 16 sfatato. Se il video è piaciuto, vi lascio un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao.